La frase che sento di più dirmi quando volo online è: guarda, io nell'aria all'aria non sono bravo perché non riesco a leggere bene il radar e dopo 3 secondi mi abbattono subito. Quell'esplosione sembra provenire dalla casa di Homer Simpson. In questo tutorial vedremo come leggere le informazioni di base che il nostro radar sull'F-18 ci dà. Il radar è uno strumento fondamentale che ci sta fornendo un sacco di dati e di informazioni, però, come tutti gli strumenti, va saputo leggere in modo corretto. Te lo dico subito, questo è uno dei tutorial più complessi che io abbia mai fatto. Uno di quei tutorial che va guardato con attenzione più volte e dove bisogna prendere anche un po' di appunti. Non riuscirò a farti vedere completamente tutto quello che riguarda il radar attack a bordo dell'F-18 perché è complesso. Quindi dovrò necessariamente dividere questo tutorial in più parti. Questa è la parte 1. La cosa importante è che tu capisca i concetti fondamentali e che tu provi in qualche modo a cliccare, spingere e vedere cosa succede quando ti trovi in situazioni diverse. Prendi appunto questo tutorial come un punto di partenza. Oggi vedremo un po' di basi teoriche sul funzionamento del radar, quali tasti andare a settare per vedere alcune informazioni e ometterne altre e quali tasti utilizzare appunto sul DDI per vedere informazioni precise e dettagliate. Tutto questo, come sempre, lo vedremo subito dopo la sigla! E buongiorno pilota o buonasera pilota, a seconda di quando vedi questo video, e benvenuto in un nuovo tutorial Lorraine. Io sono Lorenzo e oggi vedremo il radar attack a bordo dell'F-18 Hornet. Come sempre ti invito, se non l'hai ancora fatto, a lasciare un mi piace e iscriverti al canale spuntando anche sulla campanellina. Se ti va, supporta il canale attraverso i tuoi acquisti su Amazon partendo dal link qui sotto in descrizione, oppure valuta la possibilità di abbonarti al canale al costo di un normalissimo caffè. In questo modo vedrai il tuo nome alla fine di ogni video che produco, come hanno fatto già altri. Piccola premessa prima di cominciare, oggi vedremo soltanto il radar aria-aria. Per vedere il radar aria-terra, beh, allora ti invito soprattutto a dirmelo qui sotto nei commenti e a lasciare un mi piace. In base sempre al numero di mi piace che vedrò comparire su questo video, beh, capirò che l'argomento ti interessa e quindi sarò spronato a fare altri video sull'argomento. Bene, io direi di cominciare questo nuovo tutorial sul radar attack a bordo dell'F-18 Hornet. La prima cosa che dobbiamo andare a vedere è dove si trova materialmente il pannello che ti permette di attivare il radar a bordo dell'F-18. Questo pannello si trova alla tua destra, abbastanza in fondo, vicino al sedile, ed è costituito da un rotativo con ben 4 posizioni. La prima posizione è la posizione di off, poi abbiamo la standby, la operate e infine la pull emergency. Noi dovremmo mettere in operate in modo da attivarlo. Attenzione, anche se lo metti su operate, ma sei al suolo, cioè non sei ancora decollato, il radar non sarà attivo, questo perché altrimenti cuoceresti tutte le persone che sono intorno a te, visto che si comporta come un vero e proprio microonde.
Una volta che hai attivato il radar, però devi vederlo anche correttamente sui tuoi display. Vai ad esempio sul DDI di sinistra e clicca su menu fino a quando non ti viene la scritta in basso TAC, che vorrebbe dire Tactical, e poi clicca su Radar Attack, RDR ATTK. Bene, adesso un pochino di teoria, molto semplice. Sappi che il tuo radar sta vedendo tutto in tre dimensioni. Il problema è che il tuo DDI, il tuo display, è a due dimensioni. Allora come fare per vedere tutte le informazioni? Vediamo che dal DDI, in questo caso di sinistra, abbiamo due informazioni principali. Una linea orizzontale che ci indica appunto l'azimut, cioè l'angolo di visuale del nostro radar, e una linea verticale sulla sinistra e sulla destra che invece ci dà la distanza. Poi il radar scansiona anche a livelli differenti. Possiamo vedere in una sola barra, a due barre o a quattro barre, fino ad arrivare a una scansione di 6 barre in totale. Abbiamo quindi poi un'antenna che noi possiamo andare a variare e che ci farà vedere in particolar modo da una determinata quota a una altra quota. Poi abbiamo un piccolo cursore che si chiama TDC che ci guarda in particolare in un punto. Quali sono i tasti che dovremo andare a configurare in questo primo tutorial? Andiamo su ESC, Adjust Control. Primo tasto che ci interesserà è il tasto Sensor Control Switch Right Left. Altro tasto che dovremo andare a settare saranno gli Throttle Designator Controller Up, Down, Left e Right. Questi sono importantissimi per riuscire appunto a designare il nostro target. Eventualmente si può fare anche con l'Axis Assign. Io ce l'ho assolutamente qua, Throttle Designator Controller Vertical e Horizontal. Per muovere l'antenna su e giù come sto facendo io in questo momento, Radar Elevation Control Up and Down. Ed eccoci qui in volo a 24.000 feet. Vediamo quali sono le indicazioni che ci sta dando in questo momento. Vedete che dal punto di vista orizzontale su questa barra qua abbiamo la scansione dei 140 gradi, 70 dal punto zero e 70 dall'altra parte, quindi con un totale di 140 gradi. Il radar ci dà anche una quota che in questo caso è di 2460 feet e anche la nostra velocità in Mach che è 0,92. Vediamo che questo è il nostro range con cui il nostro aereo sta guardando avanti a sé. Posso aumentarlo cliccando sul più, sulla freccia in alto, 40 miglia, 80 miglia, 160 miglia. Abbiamo una prua, appunto il centro del nostro radar sta puntando a 224 gradi. Poi abbiamo anche un tasto importantissimo che è il tasto silent. In questo modo il nostro radar è completamente silenzioso, praticamente è in situazione di stand by. Per riattivarlo basta cliccare su active e di nuovo silent. A questo punto il radar è di nuovo attivo. Abbiamo un'altra indicazione importante, abbiamo il canale con il quale sta trasmettendo il nostro radar, che è il canale 11. Abbiamo poi la scansione a una barra, due barre, quattro barre. Ovviamente vedete che il tempo di scansione si allunga, così come si allunga se abbiamo il 6 bar. No.
Cerchiamo ora di avere molte più informazioni dal nostro radar. Per prima cosa rendo SOI il mio display. Come? Facendo sensor control switch, in questo caso di destra perché il DDI è verso destra, e vedete che compare una specie di rombo. Compare anche un simbolo, vedete 31, 20, 21. Questa è un'indicazione molto più precisa di dove si trova eventualmente un oggetto. Se io dovessi avere un oggetto nel punto in cui vedo giallo, per raggiungerlo dovrei andare per prua 257 e quell'oggetto sarebbe a 14.000 feet. Inoltre mi sta dicendo il mio SLU che io sto guardando in quel punto da 22.000 feet a 27.000 feet. Con l'antenna posso andare in alto e in basso, quindi dirigere l'antenna verso il basso e vedrai che questi valori diminuiscono. Adesso io sto guardando da 1000 feet a 6000 feet. Vediamo che cosa succede quando io ho dei bersagli davanti a me. Metto il radar a 80 miglia e comincio la scansione. Però metto ad esempio quelle che sono le mie 4 barre. Quindi io sto scansionando per 140 gradi davanti a me. Eccoli qua i miei contatti. Io adesso mi sposto con lo SLU verso un punto e mi dice che il mio bersaglio si trova a 23.000 feet e ha una velocità di Mach 0.7. Adesso lo centro di nuovo meglio. Vedo che quella freccettina sotto l'1 mi indica la sua direzione e se io volessi andare da lui dovrei andare per prua 218 e si trova a 33 miglia e 4 da me. Piccola indicazione, se io vado di nuovo a fare sensor control switch di nuovo a destra, a questo punto l'avrò bloccato. E queste mi dà l'indicazione di continuo di dove si trova il mio bersaglio. Mi dice che si trova a 215 gradi e si trova a 25 miglia da me. In questo caso è diventato rosso perché mi dice appunto che è un contatto nemico. Bene, come hai potuto capire, questa è soltanto la prima puntata di una serie di video che voglio fare appunto sul radar, in questo caso dell'F-18. Hai capito anche che questa è una prima infarinatura, ma che tutte le informazioni che possiamo avere dal radar sono veramente infinite, sono veramente tantissime. Fammi sapere se questo video ti è piaciuto e che cosa vorresti sapere in più, in modo che io riesca a ampliare e a soddisfare quelle che sono le tue necessità, le tue richieste. Sappi comunque sempre che questo è un video di partenza e quindi devi approfondirlo anche un po' da solo. Riguardalo, ma soprattutto lascia un mi piace, perché questo mi fa capire che vuoi che tratti ancora e ulteriormente e anche più approfonditamente questo tema. Bene, se non l'hai ancora fatto, mi raccomando, iscriverti al canale spuntando anche sulla campanellina. Ricordati che puoi supportare questo mio progetto attraverso i tuoi acquisti su Amazon partendo dal link qui sotto in descrizione, oppure puoi abbonarti per vedere il tuo nome scritto alla fine di ogni mio video. Bene pilota, anche per oggi è tutto. Happy Landings by E-Life. Ciao, alla prossima!